Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande. Ci sono diverse cose che vi devo far vedere anche in questo caso, perché ho reclutato un altro paio di personaggi, ovviamente, fuori live, perché comunque già sappiamo che adesso siamo obbligati, proprio per trama, a cambiare lato della cassetta, perché dovremmo in un modo o nell'altro prendere il comando di Sain, che invece si trova nella zona della capitale imperiale, quindi nella zona nord della mappa, perché anche lui sta lavorando in segreto per l'alleanza e sta cercando in un modo o nell'altro di fomentare la rivolta all'interno dell'impero. Quindi sta cercando di smuovere un pochettino le acque, sta cercando un po' di fare casino. Però nel frattempo, prima di chiudere ovviamente la storia, prima di chiudere prima di chiudere in generale, almeno per il momento, la situazione con Nowa, quindi col nostro protagonista, ho fatto un paio di reclutamenti. Ho fatto un paio di reclutamenti che... Ah no, giusto, ve li devo fare vedere dal piano basso, non da qui, perché qui ovviamente non ve li posso far vedere i personaggi, ma da qui ve li posso invece far vedere. Quindi vi faccio vedere un po'. Ecco qua. Allora, abbiamo reclutato la nostra Reina, la fantomatica... il fantomatico cavaliere oscuro che si vantava delle sue difese, che si vantava della sua potenza fisica. Finalmente sono riuscito a reclutarla. E tra l'altro vi racconto un piccolo aneddoto, un piccolo easter egg di questo reclutamento, perché ho scoperto che la versione Game Pass è buggata. Quindi per chi ovviamente lo gioca su Game Pass potrebbe avere questo bug. Ovviamente lo spiego nella clip poi quando vado a reclutare il personaggio, perché comunque sto montando gli episodi quasi di pari passo, anzi sto montando gli episodi di pari passo letteralmente, di quando faccio live e quando poi monto, in modo tale da non rimanere con troppo lavoro sul groppone. E praticamente lei è buggata, nel senso lei deve essere sconfitta in totale entro 5 turni. Però che cosa succede? Che nella versione Game Pass e forse anche nella versione PS5, ho letto da qualche parte, praticamente lei deve essere praticamente one-shottata, o comunque deve essere battuta entro 2 turni. Perché se si va oltre i 2 turni, praticamente non scatta l'animazione della fine battaglia. E quindi succede che lei praticamente non viene impressionata e di conseguenza non viene reclutata. Quindi c'è questa magagna che bisogna praticamente one shotarla. Ovviamente io ho fatto vedere il setup, ho fatto vedere tutto il team che ho utilizzato e fortunatamente sono riuscito a reclutarla al secondo tentativo, perché è stata la prima volta in tutta la mia run che ho cercato praticamente su internet, perché mi sembrava troppo strano che praticamente il combattimento si interrompesse all'improvviso e poi lei se ne uscisse con il non mi hai soddisfatto, non sei all'altezza. Io dico scusa, ma come può essere? Cioè, se io sto facendo danni, sto facendo gli attacchi, com'è possibile che non ti butto giù e tu mi dici sempre le stesse cose? E allora ho cercato, perché ho detto a me questa cosa mi sembra sinceramente che non vada bene, sia una sorta di bug, ed effettivamente era un bug, ci ho azzeccato. Infatti molti se ne sono lamentati, hanno detto che con l'ultima patch che hanno fatto del gioco hanno un po' sminchiato le robe. Infatti non si vedono più neanche tutti i paesani in giro per la mappa come si vedevano prima nelle altre città, e questa cosa non si è capita del come mai è sparita. E come cosa secondaria, praticamente c'è anche questo bug del reclutamento del personaggio di Reina. E però fortunatamente sono riuscito a bypassarlo, perché appunto hanno scoperto, diciamo la community ha scoperto che shottandolo in 2 turni si bypassa questo bug e si recluta. Quindi fortunatamente ce l'abbiamo fatta. Curin gremio eremus, corpo in amcor di parvo damus. Stella nobis non concessit, non concessit, stella nobis non concessit, non concessit venarum pulsus in terram fluens parvus, parvus pulsus cor mortem ducens vita mollis in stella redeunt animam sacrificare necesse est. Cur in gremio eremus? Cur veniam petimus?
in terra fatali. Amen. Ciao Nova, buonasera. E quindi vi stavo raccontando che praticamente è buggata, quindi se state avendo problemi, per chi magari sta giocando a The Yuden Chronicle e ha problemi praticamente nel reclutare Reina, adesso sapete che è buggata e dovete praticamente shottarla. Non è stato l'unico reclutamento che abbiamo fatto, vi faccio vedere anche altri reclutamenti che abbiamo fatto. Un altro reclutamento che abbiamo fatto, che non vi ho fatto vedere, eccolo qua. Abbiamo reclutato anche lui, Marius, che era quello che, se vi ricordate, ci aveva chiesto appunto dei punti muscolatura molto molto alti. Infatti una volta superati 200 punti muscolatura, sono riuscito a poterlo reclutare, fortunatamente. Poi abbiamo reclutato, vabbè, la tizia che voleva i 100k, ma questa l'abbiamo reclutata in live. Abbiamo reclutato Joran, che era praticamente il tizio della Noblesse Oblige, che praticamente voleva condividere l'arte con tutto il mondo, eccetera, eccetera. Quindi sono riuscito anche a reclutare lui. E poi abbiamo una nuova waifu in città, o almeno per me è una nuova waifu in città, ovvero Shixin. Che non ve la posso far vedere, anzi, ecco, la devo mettere così per farvela vedere, dove lei praticamente è una delle mie nuove waifu di tutto il gioco, quindi ci sta, qui ci sta. Non mi ricordo se c'era altro che dovevo farvi vedere. Comunque il testo di Noah io me lo ricordo qual è. Almeno credo di ricordarmelo qual è. Perché hai scritto il testo e credo di sapere qual è. Ovviamente non è One Winged Angel per chi se lo stesse chiedendo, perché... Ma è The Promised Land di Final Fantasy 2, se non sbaglio. Ale Bubas. Ragazzi, ora vi fo vedere. Ora vi dico perché è la mia waifu. Ora vi dico perché è la mia waifu in assoluto. Ecco, guardate, vi faccio vedere. Allora, dov'è? Stato. Eccola qua. Lei è la mia waifu in assoluto. Lei praticamente vi uccide per snu snu. Lei è la classica tipa che vi uccide per snu snu. È la mia... è diventata la mia waifu in assoluto. E per chi ama le muscular waifu è perfetta anche per loro, quindi... lei è praticamente è la mia waifu, ragazzi, c'è poco da fare, cioè proprio appena l'ho vista mi sono letteralmente innamorato. Mi sono letteralmente innamorato quando l'ho vista, proprio easy. E niente, e lei ovviamente la vorrei tenere nel party, e che non so se effettivamente mi diventa forte, o comunque mi diventerà forte a sufficienza. Anzi, sapete che vi dico? Che la tengo nel party e lo scopriremo presto. Quindi va bene, la teniamo nel party. Però le devo potenziare le armi. Anche perché prima di passare dalla parte di design c'è una sfida di cucina che dobbiamo fare. Quindi ho aspettato proprio di farla in live, in modo tale che venisse poi inclusa direttamente con il montaggio che farò, ovviamente, quando poi devo registrare le puntate. Quindi, e questo mi sa che è un altro cuoco di quelli speciali. La stream ci mostra, ci somiglia. Il gastronomo del fuoco, contro che pensi stiamo lottando? Ecco, vedete, anche lo sprite è molto figo. Eccolo, quando ho sentito che qualcuno si stava tenendo testa al vicepresidente Trey, ho avuto un presentimento. E ovviamente sei tu, Kurtz. Eccolo qua.
Sears? Oh, ma dai, amico, non anche tu. Ti conoscete? Sì. Sears e io ci siamo allenati insieme. Mi ha spiegato i fondamentali. È stato molto tempo fa. Ora mi sono unito al sindacato del Drago Oscuro per affinare ulteriormente le mie capacità. Perché? Tu sei meglio di così. Non te lo spiegherò a parole. Un vero chef lascia che sia la sua cucina a parlare. Kurtz, qual è la specialità del tuo amico? Se ha a che fare col fuoco, Sears è un genio. Nessuno è in grado di eguagliare quello che fa quel ragazzo con una griglia. Cerchi una sfida di cucina o no? Oh, ci sto. Avrò il mio incontro con Trey, anche se questo significherà distruggere prima te. Questo è lo spirito giusto, ragazzo. Ora parliamo perché stai, per scortarti. Questo lo dici tu. Per poi degustarti una cucina da leccarsi i baffi. Allora, c'è anche un problema, tra l'altro, di fondo. C'è un problema di fondo che io, a causa del gioco delle carte, perché comunque io sono addicted fondamentalmente del gioco delle carte di sto Yuden, che è bellissimo, il gioco delle carte, mi sono spoilerato chi è la donna mascherata, quella che praticamente viene qua in cucina. Però non ve lo dico, perché ovviamente non ve lo dico, è giusto che comunque... chi seguirà ovviamente poi tutto il percorso che farò anche su YouTube possa rimanere fino alla fine magari col dubbio, però io me lo sono spoilerato perché è scritto nel nome della carta e io non lo sapevo, cioè non l'avevo letto fino a quel momento, però nella carta c'è scritto proprio il nome appunto di c'è scritto proprio il nome del personaggio, quindi niente, rip, mi sono spoilerato praticamente mezza side quest di cucina probabilmente, però amen. Signori e signore, l'attesa è terminata, è arrivato il momento di iniziare il duello di cucina di oggi. Permettetevi di presentarvi la giuria di oggi. Allora, questa giudice ha dedicato la propria vita alla lotta e vuole che i cuochi le preparino i mesiam. Ecco la maestra di arti marziali, Lam. Non so cosa siano i mesiam, non ce li ho come ricetta, quindi t'attacchi. Quello che i miei gattini prepareranno sarà buonissimo. Possiamo davvero fidarci di queste parole? Pastol. Va bene. Una fantastica e calma osservatrice della notte. Ho sentito che a questa signorina piacciono i toast zuccherati. Oh, bene, bene, bene. È calma come l'acqua ferma. Le è sempre piaciuto il sasadango. Non credo di avere il sasadango. La trottinella di fuoco. Ecco Sears. E poi abbiamo, vabbè, il nostro applauso per Kurtz. Quindi va benissimo così. Allora, incominciamo sempre con una bella omelette, che praticamente è sempre perfetta. Poi... il gazpacho, ovviamente ho preso anche altre ricette in giro per il mondo. I toast zuccherati li mettiamo come dessert, che così abbiamo praticamente il dessert. Non so però cosa mettere qua. Una delle schifezze di Forager. Beh, può andare. Il curry in patto blu. La fonduta di formaggio. Potrei mettere la fonduta di formaggio. Delizioso con il pane o la carne. Formaggio su cracker. Non lo so in realtà quale piatto posso utilizzare qua. Il panino caldo. Pollo, uova strapazzate, lattuga fresca croccante e del succoso pomodoro tra le due fette di toast profumato. Oddio, potrebbe... Bistecca Salisbury. Unisci tritato, cipolle e pan grattato in egual misura, poi crea degli hamburger e griglieli rendendoli deliziosi. Va bene, facciamo la bistecca questa. E poi qui mettiamo il toast zuccherato, che almeno... Il dessert ce lo assicuriamo con il D. Ah, minchia, vero, devo premere il tasto. Tra l'altro, sto cercando anche nel frattempo di capirci qualcosa nella side quest dei Beyblade. Perché la side quest dei Beyblade al momento mi risulta essere completamente fuori portata. Cioè, praticamente io non riesco a trovare Beyblade, non riesco ad affrontare nessuno con i Beyblade, perché i miei fanno tutti cagare. Quindi devo cercare un modo di, non lo so, di capire come dropparne di nuovi. Perché loro hanno detto che sfidando i miei rivali otterrò dei Beyblade nuovi. Ma io ne ho sfidati un paio e non ho ottenuto un cazzo.
quindi immagino che loro si riferiscano soltanto ai campioni, no? A quelli che devo affrontare per trama, possibilmente. Però vedremo. Allora, l'antipasto del nostro sfidante, arrosto di manzo, minchia, sembra promettente così, visto così. La cottura sembra eccezionale. Però nessuno l'ha apprezzato. Chiedo scusa. Bene, godo. 2-1-0-2. Non sembrano molto colpiti. Vabbè dai, omelette è colpo sicuro, dai. Omelette sono sicuro con l'omelette. Piace a tutti, dai, su, dai. Oh, bene. Bene. Non posso dire che faccia per me. Ma tu tranquillo che tanto gli altri l'hanno apprezzata. Bene. Bene, bene, un punteggio abbastanza buono. Ora abbiamo il piatto dello sfidante. Doria di gamberi. Che fai? Una lasagna, pare. Che cos'è? Ok, nessuno l'ha apprezzata. Godo. Perdonami. Posso capire di essere bloccato da Nova, ma essere ghostato dallo Streamer mi sembra inaccettabile. Barbone è insensibile. Cosa ho ghostato? Ah, la mossa speciale. Ah, non l'avevo letto. La mossa speciale Snusnu. Sì, spero che sia Snusnu. Spero, lo spero. Cioè, almeno, se combattesse contro di me, vorrei che fosse quella la mossa speciale. Oh, un po' severo. Il piatto del principale di Kurtz, bistecca Salisbury. Madonna, questa ora la schifano tutti. Ovviamente. Bleh, no, grazie. Vabbè. 2-1-1-1, vabbè, meglio, siamo andati meglio. Però ora i toast zuccherati, noi... Torta al cioccolato! Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Oddio, non l'ha apprezzata nessuno? Dai, ma che cazzo, ma cosa sono queste sfide di cucina? Secondo me queste sfide di cucina sono fatte male, comunque. Cioè, non può essere che tutti i piatti fanno sempre schifo, cioè, deve essere... Dite a Pirla che ha appena mandato il vocale che non è più bloccato, ma se vuole posso riprovvedere a farlo. Bah. E per finire abbiamo il dessert di Kurtz, toast zuccherato. Allora, Hildi mi dà 5, perché Hildi è il piatto preferito, ma gli altri? Gli altri no. Come facevi a sapere che mi sarebbe piaciuto? Tu sei la mia cucciolina, quindi quello che piace a te piace anche a me. Vabbè, abbiamo vinto, dai. Comunque, secondo me le sfide di cucina non sono state gestite benissimo. Perché ci sono troppi piatti che fanno schifo sempre a tutti. Cioè, non ha senso sta cosa. Non ha completamente senso. Kurtz, ne hai fatta di strada. Non avrei mai immaginato di poterti superare in cucina. Andiamo, Sirs. Molle il sindacato. Potremmo migliorare così tanto insieme. Non sembra male. Oh, non... Oddio, Trey, eccolo. Non posso permetterlo. Finalmente si palesa. Oddio. Ma che, l'ha accoppato? Sapeva troppo. Nessuno può mollare il sindacato. Mia moglie e il mio insegnante non erano abbastanza per te, Trey. Dovevi uccidere anche il mio amico? Buh. Ed eccomi qui a sbucciare la cipolla più piccola del mondo. Questo tuo sentimentalismo è proprio quello che ti frena. Tuttavia, devo riconoscere le tue abilità. Tornerò presto per sfidarti in prima persona. Attenzione. Non osare scappare da me. Trey, maledetto. Ricetta dell'arrosto di manzo. Ma come, me l'ha ucciso e me lo tiene così? Cioè, ho il cadavere praticamente messo lì come un ceppo. Vabbè. In mezzo a tutti là nel ristorante. Vabbè, niente. Ho altre ricette che devo consegnarti? No. Ok. Comunque, ho reclutato un botto di gente. Quindi sono molto avanti quei reclutamenti. Sono molto, molto soddisfatto per come sta andando questa prima run. Spero veramente di reclutarli tutti subito. Sarebbe una grande soddisfazione per me, però... Ho paura per i Beyblade. Io ho tanta paura per i personaggi che devo reclutare con i Beyblade, perché... non so effettivamente come gestirli. Quindi vediamo. Io comunque non sono né cattivone, barbone sì, perché sono barbone, però non sono cattivone. Voi siete cattivi con me che mi trattate male. Io piango. Sto male. Piango, sto male. Ok, questo in realtà l'abbiamo visto, però lo riguardiamo perché ci sta.
capitano delle forze difensive di Imper Squalus Juferius VII al rapporto. È un piacere averti con noi. Beh, suppongo che il nostro lavoro sia finito. Grazie, adesso possiamo chiamare gli squali in aiuto. Adesso ci servono notizie dal gruppo di Sainye. Come se la stanno cavando? La loro operazione è ancora in corso. A dire il vero, stavo proprio per tornare all'impero per controllare i progressi. Mi è concesso partire? Yes. Vai pure, Hildi. Anche se, conoscendo Sainye, penso che se la stia cavando benissimo. Sicuramente hai ragione. Tornerò con buone notizie il prima possibile. Ok, e ora cambio della cassetta, cambio della guardia, quindi lato B. Ecco a che cosa mi riferisco con il lato B. Perché ci troviamo praticamente adesso a impersonificare Sainye nella zona imperiale. Quindi vedremo praticamente una nuova ambientazione, che è quella con la neve, classica, delle ambientazioni del nord, però fatta molto bene. E sono curioso di esplorare questa regione. Ecco, qui c'è un funerale che però ancora io non ho capito di chi sia sto funerale, perché credo che quella sia la madre, quello è il padre... Ah no, è di suo fratello, il funerale di suo fratello, perché quello è il maggiordomo. Sì, questo è il funerale di suo fratello, ok. Allora avevo capito bene ieri, perché quello era il maggiordomo, non era il fratello, era il maggiordomo e praticamente sono tutta la famiglia di Sainye, madre, padre e lui, da piccolo ovviamente. Ecco perché quello gli ha detto, hai preso proprio da tuo fratello, perché appunto il fratello è morto. Bisogna vedere come è morto e soprattutto cosa è successo, ecco vedi, e lui gli porta i fiori. Tenente, proverà a incontrare suo padre, signore? Gli uomini del duca ci tengono sicuramente sotto controllo, quindi dovrò muovermi furtivamente. Forse un'altra volta. Come procedono le cose? Il sottotenente Valentine ha perlustrato alcuni luoghi nel suo tempo libero. Ha scelto un alloggio nella città bassa, nella parte occidentale della città. Ci uniamo a lui? Ok, quindi dobbiamo raggiungere Valentine. Ed era dove siamo praticamente rimasti noi ieri, perché non sono andato avanti, perché ho detto vabbè, poi lo facciamo in live, almeno ci godiamo praticamente tutta questa parte di storia direttamente in live, perché appunto, come potete vedere adesso, ho il controllo del personaggio di Sainye. Allora, protezione cavaliere, intanto questa la equipaggiamo qua a Sainye, poi armatura chiodata io la darei sempre a Sainye, che gli aumentiamo la forza. Simbolo di crescita glielo diamo, così aumenta l'esperienza. Poi cos'altro abbiamo? Penso niente. Corona di platino, vestiti bianchi, niente. Va bene, possiamo andare avanti. Allora, tra l'altro qui avevo notato che c'era anche un personaggio... C'era un personaggio nuovo che però non credo che lui possa reclutare. Non credo che Sainye abbia la facoltà di poter reclutare. Perché lui è un personaggio palesemente. Ecco, Clark. Sig, c'è qualcosa che posso fare per te, ragazzo? Vedi, sì. Lui è un personaggio, però... però lui non recluta. Quindi qua sicuramente dovremo reclutare... Quando avrò la possibilità di poterci andare con Noah. Qui invece cos'è? Ah, qui c'è la strada per casa sua, mi sa. Perché questa mi sa che è casa di Sainye. Vediamo se ora mi blocca, mi dice no, non è il momento di andare. Non è il momento di andare qui. Però voglio vedere se c'è qualche forziere o qualcosa, ma non credo. Oh! Ah no, pensavo un personaggio. Lord Kessling, cielo, da quanto dice un mio committente o un commilitone hai dovuto compiere una scelta importante. Pensavo fosse un personaggio questo, invece no. Oh, per ora ne abbiamo visti soltanto uno. Vedi, questa è tutta la zona... sì, questa è l'abitazione sua. Infatti Hildi gli ha detto, ah, vuoi salutare tuo padre? E lui ha detto, no, forse no, meglio di no. Magari un'altra volta. E qua ci sono i soldati. E qui c'è l'ingresso. Però non ci possiamo entrare. Quindi no, qua non c'è nulla. Va bene.
Possiamo scendere. Ero curioso di vedere cosa c'era. Guarda che bellino il nostro sign. Tra l'altro esteticamente è fighissima la divisa. Perché la divisa dei nemici o comunque dei cattivi deve essere sempre più bella di quella dei protagonisti? Cioè, io non lo capisco sta cosa. Boh. Cioè, veramente, io delle volte impazzisco. Cioè, guarda quanto è fiero, con la spada, bella divisa, mantello, là, Allora, il fabbro. Possiamo aumentare il livello delle mie armi? Sì, addirittura posso portarlo all'8. Minchia. Qui quasi può portare l'arma all'8 addirittura. Ma posso prendere i martelli magari che li trovo da qualche parte per poi darli al mio fabbro e farlo diventare più forte? Perché tecnicamente così si migliorava il fabbro. Prova questa... Ah, ecco la ricetta. Altra ricetta. Formaggio filante. Oh, oddio. Ricetta della raclette. Ok, abbiamo una ricetta in più. Questa poi la consegneremo quando ritorneremo nei panni di Noah. Nella locanda non c'era nessuno. Ok. Perché avevo salvato direttamente, quindi non ho esplorato la città. Qui invece c'è il negozio di rune. Che... Oddio, negozio di rune, però... Lui ha la runa dell'acqua? Oddio, anche tu hai la runa dell'acqua. Runa della resistenza alla distruzione, velocità... Oddio, velocità. Cioè, Dio, sì. Anzi, della distruzione ora te la levo in realtà. Ti metto potenza suprema. Così diventi un po' più forte. Ok, velocità, sì, te la posso anche concedere. Hildi invece ha la runa dell'acqua, la runa del vento, runa della magia, perché lei è più forte magicamente, quindi va bene, lo accetto. Sì, va bene, lei va bene. Che rune ci sono qua? Runa dell'oscurità. Ma questa è fortissima. Io la voglio la runa dell'oscurità. Ma me ne prendo un paio. OP la runa dell'oscurità. E tra l'altro aspetta, modifica runa, un secondo. La diamo proprio a lui. Tac. Ah, abbiamo corrotto il nostro sign. Così adesso ha la runa oscurità, OP. Ok, qui non c'è nulla di particolare. Non ci sono NPC particolari con cui dobbiamo parlare. Io cerco di controllare il più possibile perché... vedi, lì si triggera la scena, quindi va bene. Ah, devo scendere da lì. Ok, però allora prima andiamo di qua, vediamo cosa c'è di qua. No, sì, va bene, ok, niente. Dobbiamo scendere. Va bene, scendiamo. C'è la stradina che dobbiamo fare di qua. Questa qui. Comunque ancora ci sono tante... Cosa fa un soldato importante come un posto come questo? Ci sono un sacco di cose che ancora, secondo me, devono trovare risposta, quindi non so a che punto del gioco siamo arrivati. In realtà non ne ho idea di a che punto del gioco siamo arrivati. Credo di essere comunque molto avanti. Però da un lato non mi sento ancora di dire che siamo neanche a metà, forse. Perché ancora ci sono un sacco di cose che devono scattare... perché deve scattare la riconquista dei territori, deve scattare praticamente l'invasione vera e propria dell'impero,
Quindi ci sono diverse fasi che ancora non sono state. Ci sono diverse fasi che ancora vorrei capire meglio. Allora, qui c'è il. Salve signore, pensavo si stesse dirigendo verso l'alloggio. Sì, prima o poi. Molto bene signore, beh, il carro armato unico è carico e pronto, basta una sua parola per schierarlo. Oddio, qualche battaglia devo fare, eh? A proposito, dov'è il sergente maggiore Paul? Doveva restare qui in attesa di ulteriori ordini. Sta conducendo una specie di missione di scorta, signora. Sta portando le due ragazze che abbiamo incontrato per strada all'alloggio. Le due ragazze che abbiamo incontrato per strada? Sì signore, stavano scappando. Da cosa? Meglio andare all'alloggio. Due ragazze che stavano scappando? Ma le reclutiamo forse? Forse sono personaggi? Sarebbe figo se fossero personaggi. Anche se, ripeto, Sainz secondo me non ha la facoltà di reclutare, perché giustamente non è lui il... Però non vedo l'ora di utilizzarli in team insieme. Sign insieme a Noah, in team insieme, che fanno l'attacco AOE, come Joey con Ryu, che fanno l'attacco dei, l'attacco AOE. OP, OP, OP proprio. E lì ci divertiamo poi, che possiamo fare gli attacchi AOE. Possiamo anche farmare più in fretta, tra l'altro, che diventerebbe, cioè diventerà molto più easy farmare poi. Ok. Allora, dov'è questo alloggio? Il sottotenente ha detto che l'avremmo saputo una volta arrivati lì. Tipo ora fa un party con squillo di lusso. Ho appena rimediato delle orecchie molto carine. Come delle orecchie? Ehi amico, stai cercando un po' di brivido? Ho proprio quello che ti serve. Orecchio di maiale speziato per scaldare l'atmosfera. Ah. Cosa credevi che ti stessi proponendo? Mi giudichi dall'aspetto? Sono un cuoco, amico. Ah, vabbè. Forse così mi crederai. Oh, orecchio di maiale speziato. Un'altra ricetta, tra l'altro. Minchia, due ricette qua già ho beccato. Signora, lei cosa mi dà? Ah, parla al contrario. Ops, volevo dire ciao. Sto preparando il makluba e ho invertito anche le parole. Il makluba, no? Cos'è il makluba, dirai? È delizioso. Perché non lo scopri di persona? Madonna mia, tre ricette nel giro di 10 minuti, ma neanche. Pazzesca sta roba. No, è scattata la cutscene. Fanculo. Vabbè. Ah, è al negozio di pozioni però, Valentine. Ah, ok, quindi dobbiamo entrare lì. Vabbè, dopo entriamo. Discreto. Dopo entriamo. Prima voglio controllare... Ah, vabbè, è finito il villaggio in realtà. Pensavo ci fosse qualcosa. Niente, allora entriamo.